Ciao ragazzi, benvenuti al Midnight Club. In questo video volevo farvi vedere un po', innanzitutto lo faccio partire, un po' di come microfono, la batteria, come in vista un po' di, potrebbe essere di un live, come appunto di una pre-produzione. Anche in questa fase è abbastanza importante piazzare i microfoni giusti. Qua stavo guardando la cassa e praticamente qua puoi vedere che vedi c'è il microfono interno proprio la cassa. Questo è Beta 52A, il microfono di Shure. Questo lo metto dentro la cassa. KG un'altra marca che di solito mettono dentro, il D112 mi pare che si chiami. Comunque questo è un altro bel microfono, poi l'ho provato, mi è piaciuto e quindi l'ho messo dentro la cassa. E c'è da dire che questo microfono qua non punta il battente, ok, ma come vedi è un po' decentrato perché sennò l'aria che praticamente viene spinta dal pedale andrebbe sicuramente a dar fastidio. Ecco, questa è la parte invece che uso per il trigger. Vedi, questa è la D10 della Yamaha, che ne avevo già parlato appunto in un altro video. Dal vivo praticamente escludo la parte microfonica e uso solo il trigger. Anche in una situazione di studio, cioè, nel senso, se hai abbastanza canali, vabbè, è bello fatto praticamente. Quella è la centralina. Quindi esco stereo, vabbè, sommo mono, vado nella direct box e da lì vado alla mia patch bay, cablata direttamente poi con il mixer in regia. SM57 sopra, rullante. E come ti dicevo l'altra volta, sotto anche, che prende la cordiera, perché questi sono due elementi importanti, diciamo, del rullante, quindi è bene prendere sia il sopra che il sotto. Vedi, questo è un set che avevo preso qua proprio per il locale. Ci sono tre 57 più questo 52 e anche questi acchiappini che ti permettono di non usare troppe aste. Questo è storico, si chiama Superlux, è un microfono veramente da battaglia, però vabbè, è carino alla fine, cioè ho pagato veramente poco, forse 50 euro, una cosa del genere, però vabbè. Qua un'altra carrellata appunto dei Shure, che vedi li uso sempre per ogni pezzo. Questi sono Rode, sì, una serie abbastanza economica, ma però carina. Li avevo presi, in realtà prima usavo i Behringer, che erano carini anche loro in fondo, cioè per quello che costavano, però qua l'ampli del basso. Ecco, qua praticamente volevo far vedere che cosa usavo, non si vede molto, ma ecco da dietro. Infatti ho usato questa foto per farti capire che esco con l'XLR bilanciato col Canon direttamente dalla testata, senza utilizzare microfoni, soprattutto vabbè, dal vivo in questa fase di pre-produzione. Vedi, questo, anche questo mi va direttamente nella patch bay. Cos'altro, cos'altro? Ecco, qua c'era un mio Fender 1x12 con un altro 57, anche lui in patch bay. E niente, in realtà questo è il microfono della voce e questa è la direct box che ho usato per la chitarra, quindi appunto il segnale veniva sdoppiato e andava uno direttamente a me, cioè il segnale pulito, e l'altro andava all'amplificatore. E poi qua c'era un mixer comodo,
era appunto dove avevo fatto, ha raccolto tutti i segnali, gli avevo mandati in cuffia al batterista, e qua c'era un mini jack perché lui aveva il click delle sue basi e cose del genere. Comunque ecco, questo è un mixer che uso solitamente appunto per fare questo tipo di cose. Qua rieccoci in regia, vedi, qua ci sono i 10 canali della batteria più la chitarra, basso e click, e dall'altra parte invece mi ricordo che c'era la voce, ecco, con la voce e la chitarra però in DAE per fare la preproduzione. Può essere magari con una band, e se sei da solo magari è semplice usare magari la batteria elettronica, anche se vuoi simularne una vera, e poi con la chitarra, la voce, insomma puoi farlo anche a casa il provino, e io ad esempio faccio così. Tuttavia se sei in band, ecco, questo qua potrebbe essere un modo utile per ottimizzare anche le prove, no? Ovvero tu fai partire, cioè porti il tuo computer, il tuo portatile o l'iPad, quello che vuoi, fai partire dalla scheda audio, dall'uscita della scheda audio fai partire il click che va al batterista, lui darà sempre un riferimento di tempo, a quel punto registri con la direct box, come appunto ti ho fatto vedere prima, il segnale della chitarra, e una volta che hai fatto le prove ti ritrovi praticamente il tuo provino fatto a click, quindi molto comodo per poi ramparlo e poi magari mandarlo al batterista in un secondo momento. E ovviamente questo modo ti permette innanzitutto magari anche di salvare addirittura quella traccia lì. Guardavo che appunto ci sono alcuni chitarristi dove questa prima sessione solitamente la salvano, perché poi ne fanno altre, ma per una ragione o un'altra ritornano alla prima, perché magari è quella più fresca. Quindi registrando attraverso una DAE permettono di avere il suono pulito e senza problemi poi possono usarlo addirittura fino alla fine del disco. Un saluto, alla prossima.